Oggi voglio parlarti di tre segreti che io reputo fondamentali per garantire il successo della tua azienda. Vediamo insieme quali sono. Non sono certo una fan del motto "il cliente ha sempre ragione", però è vero che il tuo prodotto deve rispondere al bisogno della tua utenza. Per questo motivo, uno dei pilastri fondamentali a cui ti suggerisco di prestare la massima attenzione e i massimi sforzi è il product user fit, ovvero una metrica che si basa su una validazione del tuo prodotto o servizio da parte degli early adopters, ovvero dai primi utilizzatori della tua offerta. Per calcolarla ci sono innanzitutto diverse soluzioni. In altri video ti ho parlato di come realizzare uno smoke test, che ti consiglio, lo troverai con il link nella descrizione, dove grazie a un esperimento solamente per tracciare l'interesse dei tuoi clienti in relazione al tuo prodotto, alla tua idea, riesci già a raccogliere degli importanti feedback. Naturalmente, questo vale in una fase precedente al rilascio del minimum viable product, ovvero della versione base del tuo prodotto o servizio. Anche in questa fase, dove ci sono i beta tester, ovvero quelli che sperimentano e utilizzano concretamente per la prima volta la tua offerta, danno dei feedback molto più concreti. Mentre nello smoke test parliamo della validazione dell'idea, con il minimum viable product e i beta tester andiamo concretamente a verificare l'efficacia e la semplicità di utilizzo di tutte le feature del tuo prodotto o servizio. Quindi andiamo a raccogliere dati molto importanti su quali sono le cose che apprezzano i tuoi clienti e quindi quello che utilizzano con maggiore piacere, se ci sono friction, se ci sono problemi di utilizzo. E vai a costruire quindi un'esperienza utente, un prodotto o un servizio che risponde esattamente a quello che sono i bisogni dei tuoi clienti. Durante questo test, infatti, devi calcolare, devi rispondere ad alcune fondamentali domande. La prima è: come si sono sentiti i tuoi utenti a sperimentare il tuo prodotto o servizio? Soprattutto se sono stati soddisfatti dall'utilizzo del tuo prodotto o servizio, qual è il tasso di retention? Quindi se l'hanno utilizzato una sola volta o hanno continuato a farne uso? Quali lacune hanno riscontrato, ma soprattutto se questa offerta ha risposto ad una loro necessità. Questo è il parametro più importante perché non dobbiamo mai dimenticarci che qualsiasi offerta vogliamo rilasciare sul mercato è importante che risponda a un bisogno. Se riusciamo a creare, individuare, intercettare un bisogno e con la nostra offerta rispondiamo a questo bisogno, abbiamo ottime possibilità che il nostro prodotto o servizio riesca a raggiungere il successo sperato. Uno dei consigli che ti posso dare quando ci occupiamo di individuare qual è il product user fit sicuramente è l'utilizzo dei questionari. I dati quantitativi, ovvero quante persone hanno richiesto il mio servizio, hanno acquistato il mio prodotto o hanno utilizzato la mia app, sono sicuramente dei dati interessanti che vanno sicuramente tenuti presente, ma la precisione dell'informazione su come possiamo migliorare la nostra offerta, beh, quello si tratta di dati qualitativi che noi andremo a chiedere direttamente ai nostri utilizzatori, facendo in modo di strutturare delle domande che ci riescono a fornire quante più informazioni dettagliate possibile. In questi casi è consigliabile immaginare delle piccole ricompense per gli utenti che ci stanno regalando il loro tempo. C'è un altro elemento però a cui prestare grande attenzione. Un prodotto che piace non è detto necessariamente che le persone siano disposte ad acquistarlo ed è per questo che unitamente al product user fit è necessario anche trovare il product market fit. Il product market fit è sostanzialmente una metrica che misura il grado di collocazione del tuo prodotto o servizio all'interno del mercato. In pratica andiamo a verificare che esista uno spazio vuoto entro da occupare che sia competitivo a livello di offerta e di prezzo e che risponda chiaramente a un'esigenza di mercato. Tutto
Tutto questo molto spesso lo si può calcolare con lo Shanelli's Test, ovvero sottoporre un veloce questionario a tutti i tuoi utilizzatori chiedendogli come si sentirebbero se non potessero più accedere a quel determinato prodotto o servizio. Se almeno il 40% di loro risponde che si sentirebbe molto deluso se non lo potesse più avere a disposizione, beh, allora ottime notizie, vuol dire che la tua offerta ha raggiunto il product market fit. Se vuoi approfondire questo argomento, ne ho parlato dettagliatamente in un video che troverai sempre nel link in descrizione. Un'ultima regola fondamentale per guidare la crescita del tuo business, senza ombra di dubbio, sono gli OKR. Il sistema di OKR Management è un sistema che va a strutturare in un criterio piramidale le varie task e i vari obiettivi. Questo sistema fa in modo che tutte le azioni siano innanzitutto funzionali all'obiettivo che vogliamo raggiungere, ma soprattutto siano misurabili, perché ciascuna azione deve produrre un KPI prestabilito. In modo tale noi riusciamo in maniera costante a monitorare quali sono le azioni delle aziende, della nostra azienda e se queste ci stanno conducendo all'obiettivo che abbiamo prefigurato. Ma in cosa consiste questo sistema di management? Individuare macro e micro obiettivi. In secondo luogo, prioritizzare le task. Trovare e gestire le risorse giuste. Direzionare gli sforzi di tutto il team, ma soprattutto misurare le azioni. Questo va assolutamente a sostituire il classico elenco di task. L'elenco di task non dà una visione chiara delle priorità e soprattutto mette tutte le task allo stesso livello. Quante volte magari abbiamo scelto delle task da sbrigare durante una giornata semplicemente perché in quel momento erano quelle più facili o quelle più interessanti. È molto importante invece che noi assegniamo un criterio di priorità alle task che sono più urgenti e che più direttamente ci collegano a quello che è l'obiettivo dell'azienda. Ma come si adotta un sistema OKR? Allora, OKR è un acronimo che sta per Objective and Key Result, quindi obiettivi e risultati chiave. Il sistema va organizzato come se si trattasse di una grossa piramide, in cima alla quale andiamo a mettere l'obiettivo principale dell'azienda. I moduli vengono strutturati in modo da avere in ciascuna sezione sia l'obiettivo chiave da raggiungere, sia 3 o 4 o 5 addirittura risultati chiave. Questi risultati chiave a loro volta daranno vita ad ulteriori obiettivi e su questi obiettivi ancora altri risultati chiave. Quindi a partire dal primo modulo che conterrà l'obiettivo generale dell'azienda con i suoi 3, 4, 5 risultati chiave, daranno a loro volta vita ad altri 3, 4, 5 obiettivi con a loro volta altri risultati chiave, andando a creare una sorta di schema piramidale con una base molto ampia. E da quelle singole azioni che avremo esploso, poi risaliremo verso l'obiettivo chiave. Se vuoi approfondire questo argomento, ho trattato in un articolo il sistema degli OKR e io ti consiglio assolutamente perché per me sono la rivoluzione e sono fondamentali per la crescita di un'agenzia. Trovi ovviamente anche questa volta il link in descrizione. Prima di continuare, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale e di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti che produciamo ogni settimana e per non perderti nessun argomento, sia di marketing che di impresa, che naturalmente di growth hacking. Ricapitolando, quello che voglio dire oggi con questo contenuto è che i tre segreti assoluti per far crescere il tuo business sono sostanzialmente ascoltare i clienti, studiare il mercato ed efficientare i processi. Queste sono, a mio giudizio, le tre regole fondamentali per la crescita di un business sano. E tu, nella tua esperienza, ti sei confrontato con delle priorità che pensi che siano più importanti per la crescita di un business? Se ti va di condividermelo, come al solito, sarò super felice di risponderti e confrontarmi con te. Alla prossima!